Salve a tutti, oggi siamo a un nuovo appuntamento con la parola all'avvocato e parliamo della tessera STP, che sta per una sigla che sta per stranieri temporaneamente presenti. Ed è una tessera che serve a garantire determinati servizi, l'accesso a determinati servizi medici, sanitari, a cittadini appunto temporaneamente presenti nel nostro territorio. È importante notare che questa è una conseguenza della nostra Costituzione, dell'articolo 32, che a proposito appunto dell'accesso ai servizi sanitari parla esplicitamente, e anche in altri articoli questa cosa viene confermata, parla esplicitamente di individui. Quindi non discrimina tra chi è cittadino italiano e chi è invece un individuo magari straniero temporaneamente presente in Italia rispetto appunto al fatto di garantire l'accesso ai servizi sanitari. Sentiamo Marco che ci fa un breve ragionamento su questo tesserino STP e tutte le conseguenze, gli aspetti positivi e le criticità che ci sono. Prego Marco. Sì, innanzitutto come sempre salutiamo chi ci sta ascoltando e direi che l'introduzione che hai fatto è perfetta perché parti dalla fonte normativa principale su cui ci si basa, diciamo, per questa tessera per stranieri, diciamo, temporaneamente soggiornanti sul nostro territorio. E l'articolo di cui parliamo è l'articolo ovviamente il 32 della Costituzione che sancisce uno dei principi fondamentali, che è appunto il diritto alla salute che viene erogato a prescindere chiaramente, diciamo, dallo status di cittadino italiano o meno, e noi lo diamo per scontato, non è sempre stato così e non è ovunque così, però chiaramente, diciamo, è anche, come si dice, una cosa positiva che noi diamo per scontato, magari, diciamo, leggendolo, insomma, parlando di salute che possa, diciamo, e debba oltrepassare chiaramente anche i limiti, diciamo, della cittadinanza per estendersi appunto, diciamo, al termine che viene utilizzato nella Costituzione di individuo, quindi universalmente inteso e quindi in grado, diciamo, di attrarre a sé anche, diciamo, chi si trova all'interno del nostro territorio e magari, diciamo, chiaramente potrebbe avere un visto turistico, ma potrebbe anche, diciamo, non avere alcun titolo e quindi essere uno straniero irregolare, quindi, diciamo, senza alcuna possibilità, appunto, diciamo, senza alcun permesso di soggiorno, visto o altro titolo che giustifichi la presenza all'interno del territorio. Questa, diciamo, è la base su cui ci si muove. Perché, diciamo, dobbiamo chiaramente partire, diciamo, dall'articolo 32? Perché sappiamo bene, diciamo, che chi è irregolare sul nostro territorio, diciamo, rischia di essere espulso, di avere dei provvedimenti di allontanamento, di inviti ad abbandonare, diciamo, il paese, e chiaramente, diciamo, ha una serie di difficoltà legate all'impossibilità di avere un'iscrizione anagrafica, così come una residenza, così come determinati servizi, diciamo, e accessi ad alcune prestazioni, diciamo, che altrimenti potrebbe avere. E che cosa è successo? Diciamo, chiaramente, diciamo, in un bilanciamento, come spesso avviene quando vi sono due esigenze contrapposte, abbiamo avuto da un lato il diritto alla salute e dall'altra parte, diciamo, un principio di legalità legato alla regolarità del soggiorno dello straniero. E chiaramente, diciamo, il legislatore in questo caso ha ritenuto che fosse preminente il diritto alla salute e così, diciamo, ha elaborato delle norme, tra cui ricordiamo l'articolo 35 al terzo comma del decreto legislativo 286 del 98, il testo unico dell'immigrazione, dove prevede il rilascio di questa tessera di validità semestrale rinnovabile, in grado di far sì che uno straniero possa ottenere comunque sia, diciamo, anche se irregolare all'interno del territorio, determinate cure a cui altrimenti, diciamo, avrebbe sicuramente, diciamo, maggiore difficoltà di accesso. Chiaramente, diciamo, ci devono essere dei requisiti, quindi bisogna parlare di cure che siano, diciamo, urgenti, e così come possono essere, diciamo, cure essenziali e continuative. Questa, diciamo, da un punto di vista normativo sono le cure che vengono ricomprese all'interno, diciamo, del rilascio di questa tessera. Un altro aspetto che direi è molto importante e che chiaramente, diciamo, rientra
nell'ambito, e qua anche diciamo ritorniamo all'articolo 32 della Costituzione, diciamo nella fase di bilanciamento, è quella per cui diciamo l'operatore sanitario, diciamo, che si occupa o della registrazione di questa persona o successivamente dell'erogazione, diciamo, delle cure di questa persona, diciamo, non deve denunciare lo straniero che è irregolare all'interno del territorio. Noi sappiamo che l'immigrazione considerata cosiddetta clandestina, diciamo, comporta una serie di reati che di solito, diciamo, vanno sotto il nome di favoreggiamento della immigrazione clandestina, ma ci sono anche altri reati comunque connessi, diciamo, a questo tipo di situazioni, in cui possono ricadere anche, diciamo, soggetti che hanno un titolo per risiedere in Italia o che sono anche cittadini italiani, che abbiano in qualche modo favorito perché ad esempio, diciamo, hanno dato abitazione, ospedalità, lavoro, diciamo, ben consapevoli che c'era un'assenza, diciamo, alla base del titolo di soggiorno, e in qualche modo hanno avvantaggiato lo straniero irregolare, diciamo, all'interno del territorio, diciamo, nel permanere senza, diciamo, regolarizzare la propria posizione. Chiaramente, diciamo, questo discorso non può essere però trasposto, diciamo, su un operatore sanitario laddove, diciamo, chiaramente, diciamo, vada a curare, diciamo, una persona che ha bisogno in quel momento, diciamo, perché ha una difficoltà, diciamo, fisica, sociosanitaria, ad ottenere, diciamo, queste cure. Chiaramente, diciamo, l'effetto contrario sarebbe stato di dissuadere chiunque, diciamo, si fosse trovato, diciamo, in uno stato di difficoltà di salute, perché essendo cosciente che recandosi verso un pronto soccorso avrebbe potuto avere, diciamo, una denuncia da parte, diciamo, dell'operatore sanitario, chiaramente non ci si sarebbe mai recato. Quindi che succede? Fondamentalmente, diciamo, viene esonerato l'operatore sanitario, la persona, diciamo, preposta, diciamo, come autorità amministrativa alla registrazione di questo soggetto irregolarmente presente sul nostro territorio, viene appunto esonerato dal dover dal poter fare qualsiasi denuncia nei suoi confronti, in modo tale, diciamo, che mantiene in questa fase, diciamo, una sorta di anonimato o comunque sia di campana, diciamo, protettiva verso, diciamo, eventuali sanzioni che potrebbero essere appunto l'invito all'allontanamento, il decreto di espulsione, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente, diciamo, questo è un effetto molto importante perché va in qualche modo ad avvantaggiare o comunque sia a dar maggior coraggio a chi si trova, diciamo, in determinate condizioni per poter recarsi, diciamo, in un ambulatorio, in un pronto soccorso e poter ricevere, diciamo, le cure mediche senza aver paura, diciamo, di avere come contropartita un allontanamento, diciamo, forzato. E questo, diciamo, è il frutto dell'accordo che abbiamo detto. Altri aspetti, come dicevamo, la tessera ha una validità, diciamo, semestrale e può essere chiaramente, diciamo, rinnovato laddove si prolunghi la permanenza, diciamo, del soggetto. E per quanto riguarda il diritto, chiaramente, diciamo, hanno diritto a ottenere questa tessera, diciamo, le persone che non sono regolarmente soggiornanti all'interno del territorio e che eventualmente, diciamo, sono in uno stato di indigenza che va autocertificato. L'autocertificazione dovrà essere poi rinnovata alla scadenza, diciamo, del semestre, quindi ci dovrà essere una seconda dichiarazione, diciamo, che conferma, diciamo, il fatto che continui questo stato di indigenza. Un'altra cosa che dobbiamo ricordare, diciamo, all'interno, diciamo, di questa situazione, chiaramente che è una situazione precaria, una situazione temporanea, una situazione costruita, potremmo dire ad hoc, diciamo, per queste situazioni e per tutelare la salute, diciamo, di tutti quei soggetti che chiaramente, diciamo, si trovano in una situazione particolare. Pensiamo chiaramente, diciamo, no, a proposito anche di vaccinazioni e di una serie di situazioni, diciamo, al momento attuale. Quindi pensiamo durante la pandemia quante persone, diciamo, senza poter avere, diciamo, questo tipo di tessera perché regolarmente soggiornanti, perché non regolarmente soggiornanti, diciamo, avrebbero chiaramente potuto avere dei danni alla salute maggiori, cosa che invece si è potuta evitare in parte, chiaramente, perché poi, diciamo, c'è un problema anche di informazione spesso e volentieri, quindi non solo, diciamo, bisogna avere dei diritti, ma bisogna poi anche conoscerli. Da questo punto di vista, chiaramente, diciamo, la Casa dei Diritti Sociali svolge un lavoro di informazione molto importante perché rende, diciamo, edotte persone che magari non avrebbero gli strumenti per poter avere, diciamo, per poter utilizzare, per poter usufruire, esercitare questi diritti, e li rende edotti, diciamo, di questa potenzialità. E quindi chiaramente, no, in qualche modo, diciamo, svolgono un lavoro, diciamo, non meno importante di alfabetizzazione sanitaria, in questo caso, diciamo,
di conoscenza dei diritti e che si devono avere. E altri aspetti, diciamo, chiaramente sono legati poi alla possibilità, diciamo, di ottenere queste erogazioni, diciamo, delle cure che vengono rilasciate, diciamo, a seguito di questa tessera che viene data, diciamo, in sede di prima diciamo, visita, di prima urgenza. Quindi quando ci si reca verso un presidio ASL o verso il pronto soccorso, diciamo, vengono rilasciate le generalità e in teoria, diciamo, anche i documenti, ma anche l'aspetto, diciamo, dei documenti, visto che spesso chi arriva qua in Italia, diciamo, in situazioni che conosciamo bene, molto burrascose, non ha a volte neanche il passaporto, neanche una carta d'identità del proprio paese, non ha nulla, e anche in questo caso vale il principio dell'autocertificazione. Quindi la cosa importante è che il diritto alla salute supera tutte le altre, diciamo, aspetti deficitari che altrimenti, diciamo, potrebbero inibire e questo tipo, diciamo, di tutela che chiaramente è considerato principale, diciamo, nei confronti dell'individuo. Io direi che abbiamo concluso per quest'oggi anche con queste spiegazioni, diciamo, della tessera. Grazie Marco. Io volevo solo sottolineare appunto che noi con i nostri sportelli, noi intendo come Casa Diritti Sociali, i nostri sportelli siamo sempre appunto di supporto a tutti coloro che si trovano in una situazione di appunto essere degli stranieri temporaneamente presenti, regolari o irregolari, che diciamo, per avere accesso appunto al tesserino STP e quindi ai servizi sanitari, perché poi consideriamo che non è soltanto un problema di salute individuale, ma è un tema di salute pubblica, perché ovviamente se ci sono persone che sono affette da malattie magari trasmissibili, ecco, possono essere un pericolo per tutti. Quindi è importante in realtà che questo diritto venga esercitato effettivamente da parte appunto anche dei cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio, perché è una garanzia per la salute anche e soprattutto dei cittadini italiani da questo punto di vista. Quindi è uno di quei casi in cui il diritto universale è un beneficio per la collettività effettivamente, no? E quindi in questo senso credo che sia importante appunto un'attività di informazione corretta e anche appunto dare la possibilità di accesso a questo strumento a tutti quelli che ne hanno bisogno. Grazie Marco e salutiamo tutti quanti. Grazie a voi.